Buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito, sono contento di stare nuovamente con voi, complimenti ai vostri compagni per questa esibizione, ma complimenti soprattutto a questa comunità scolastica perché organizzate davvero molto bene questa iniziativa con Fedele Salvatore, con la preside, gli insegnanti, ma soprattutto le alunne e gli alunni. Un abbraccio forte ovviamente alla famiglia Romano, Giantino. Mi scuso in anticipo se poi vi dovrò lasciare perché devo andare a Roma per lavoro, ma non volevo davvero esserci oggi. E adesso vi spiego un attimo perché volevo esserci però. Non solo perché ieri stavamo qui vicino a Secondigliano per ricordare anche lì una vittima innocente di camorra. Gianluca Ciminiello ha ammazzato 10 anni fa. C'era la sorella Susi, una donna che come i familiari di Attilio non sono scappati da Napoli dopo il dolore e lottano per liberare questa città dalla camorra. E oggi sto qua, come sono sempre stato, per rispetto, per dovere e se posso permettermi per piacere e per scelta. Dovendo e fare tante cose, oggi sto qui perché intendo rappresentare non solo me stesso, ma la città che non si gira dall'altra parte, la città non indifferente. Perché il termine rispetto anche è stato strappato dalle mafie, lo si ricordava prima, quella è una persona di rispetto. E perché la dovremmo rispettare? Perché controlla il territorio? Perché spara? Perché è ricco? Perché è violento? Esattamente la sovversione dei valori umani, perché il rispetto significa invece rispettare la persona debole, la persona fragile, la persona sensibile, la persona povera. Quindi rispetto significa rispettare la vita è un dono, e quindi rispettare significa amare, perché chi sceglie la violenza non potrà mai amare, sopravvive, certo, sopravvive più ricco di chi è libero, può essere, chi sceglie la violenza potrà avere più cose di proprietà, può essere, ma che persone sono? Le persone che odiano, che hanno rancore, però sono qua anche per scuotere gli indifferenti, che non mi piacciono, e c'è tanta gente dentro le istituzioni che rispetta le regole apparentemente, ma le viola ogni giorno, perché le mafie non stanno solo per strada come vi raccontano. La mafia non è solo quello che fa la stesa, la mafia non è solo la violenza delle baby gang, c'è una mafia che fa ancora più schifo, che è la mafia che sta dentro la politica e dentro le istituzioni, e si riempie la parola di rispetto e non hanno rispetto. Per me rispetto significa pensare con la propria testa, rispettare l'opinione degli altri, ma come insegna la scuola, non rinunciare alla propria opinione se sei diverso. Rispetto la tua opinione, rispetto quella del compagno, ma se ritengo che la mia opinione vale anche se sono minoranza, la devo difendere e andare in direzione ostinata e contraria, come diceva un altro grande cantautore, complimenti per la scelta che avete fatto tutti Crescenzo, come diceva anche Fabrizio De André, è importante. Io vi voglio augurare alla fine del mio intervento una cosa importante che nella vita per me è stato davvero un punto di riferimento, la libertà. Ho imparato ad apprezzare la scuola. La libertà significa anche ribellarsi in modo non violento, ma ribellarsi alle ingiustizie. Ribellatevi sempre quando vedete un'ingiustizia. Voglio provare a essere un sindaco che vi istiga alla ribellione civile. Non vi rassegnate mai al conformismo. La libertà non ha prezzo. Non fatevi mai mettere un guinzaglio. E provate sempre a scegliere tra il bene e il male. Voi vivete in territori dove è difficile scegliere. E io non faccio retorica, perché so perfettamente che a tanti ragazzi mai nessuno gli ha detto che poteva scegliere tra la pistola e un violino, tra il coltello e una chitarra. Ma oggi in questa città le occasioni di cambiamento sono tante, scegliete e vedete che se prendete la strada del rispetto, dell'onestà, della fratellanza e dell'amore, forse sarete un po' meno ricchi dei camorristi, dei potenti che violano le regole, ma avrete una cosa bellissima, il cuore pieno di amore, perché alla fine della vita non conta quanto hai, ma conta quanto è amato. E quindi vi auguro di amare la vita, di amare la vita.